Ciao ragazzi, allora volevo fare un veloce unboxing di un paio di cosette interessanti che mi sono arrivate. La prima è questo pacco qui, che è piuttosto voluminoso. Andiamo a vedere che cosa c'è dentro. Allora, si tratta, come potete vedere, di un case con pedaliera. Io ho due pedaliere attualmente, una molto piccola in cui ci stanno soltanto tre pedalini e una poi più grossa per le situazioni più strutturate. Volevo una cosa intermedia, quindi una pedaliera circa di queste dimensioni. È la prima volta che la vedo, la sto aprendo adesso. Quindi c'è un case esterno piuttosto interessante, fatto in nylon, con una serie di tasche, quindi che può portare anche cavi, eccetera, eccetera. Ma andiamo a vedere che cosa c'è all'interno, quindi apriamo e dentro c'è proprio la pedaliera vera e propria, che è molto essenziale, ok, della Gator, però vedete che è di queste dimensioni più o meno, quindi ci stanno 5-6 pedalini, qualcosa del genere. C'è già il velcro a disposizione, con anche il velcro per i pedali stessi è già a disposizione. È piuttosto solida, piuttosto robusta. Dietro c'è questa pratica maniglia qui per tenerla, e sotto c'è anche l'alloggiamento con già le viti per il trasformatore. Non so se si vede, è piuttosto interessante. È pesantina, quindi è robusta, non è un giocattolo. Direi che si presenta molto molto bene, la dimensione è veramente perfetta per quello di cui avevo bisogno. Vi aggiornerò su questa man mano che avrò assemblato la pedaliera stessa, quindi vi farò vedere il prodotto finito. Adesso andiamo a vedere il secondo pacco. Altro pacchetto, questo qui, che è una cosa un pochino particolare, ma io sono veramente eccitatissimo e gasatissimo. Andiamo a vedere cosa c'è dentro. Allora, questo ragazzi è una cosa fighissima, è un attenuatore di potenza per amplificatori, quindi questo si mette tra l'amplificatore stesso e il cono, permette di ridurre il volume finale. Questo perché si usa? Perché con alcuni amplificatori, come per esempio il Supro che ho appena comprato, che vi dovrò far vedere anche quello, il volume è veramente devastante, a uno stiamo già tirando giù la casa, ok? Quindi l'amplificatore non viene fatto lavorare come deve, quindi questo permette di attenuare il volume di uscita e di portare l'amplificatore diciamo sulla soglia in cui lavora al meglio. Quindi non vedo l'ora di provarlo, magari faremo un video di questo più il Supro insieme, così sentiremo e scopriremo insieme come suonano. Detto tutto questo, rimanete sintonizzati sul canale con tutte le iniziative che ci sono in corso, come la nuova masterclass a Pistoia e l'iniziativa per gli 80.000 iscritti in cui gemmare con me. Ci vediamo nei prossimi giorni con altri video. Ciao ragazzi, buona giornata. Come continuare adesso? Iscriviti al mio canale per rimanere aggiornato su tutte le mie nuove lezioni. Clicca qui. E scopri le mie lezioni già fatte e i miei corsi completi. Clicca qui. Ti aspetto. Ciao!